tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Allora, finalmente oggi riesco a registrarvi il video, almeno il primo dei video che volevo appunto registrarvi per quanto riguarda i must have estivi. Vi ho già caricato 1 o 2 settimane fa il video sui must have makeup, quindi prodotti makeup che come categoria, come tipologia o colori più mi interessano in estate, anche se poi ovviamente sono video sempre da aggiornare, perché sapete che mi piace sempre provare novità, scoprire nuovi prodotti e quindi poi c'è qualcosa di nuovo sempre magari da aggiungere, ma poi eventualmente ve ne parlo. Adesso ci concentriamo sui prodotti corpo, nel caso specifico creme corpo, metto anche le creme solari, eventuali creme mani, creme piedi, quindi tutte creme corpo, poi vi vorrò fare quello sui profumi acque profumate per l'estate e boh, se vi interessa anche magari parlo un po' di prodotti skincare, di un po' di prodotti skincare che mi piacciono particolarmente in estate. Ovviamente anche qui, sapete, ho tanti di quegli acquisti da mostrarvi, quindi ovviamente poi possono essere classifiche, possono essere liste di prodotti che poi si vanno sempre ad aggiornare. Però iniziamo perché questi prodotti per il momento vi posso garantire che sono spettacolari, sono delle chicche proprio estive che io amo alla follia. Allora, parlando di creme piedi, vi cito questa. Tra l'altro sono anche praticamente quasi tutti prodotti super economici, che di solito è particolarmente gradita come cosa. Vi consiglio questo di Balea in estate, il Fast Butter Tropical Walk. Io amo i burripiedi di Balea, le creme piedi di Balea, perché a un piccolo prezzo fanno assolutamente il loro. Ci sono versioni più leggere e versioni un po' più ricche e pesanti, tipo quella all'urea, che anche è una crema bella ricca, che aiuta tanto anche contro le secchezze dei piedi in inverno, magari la secchezza dei talloni. Ci sono altre che sono un pochino più leggeri. Devo dire che i burripiedi mi fanno impazzire. Io amo il classico, quello al cupucao, che comunque anche ha una profumazione che in estate non è male. Fast Butter di Balea, il burro piedi al cupucao. Questo sarà il secondo o terzo che finisco. Ecco, in uso, devo vedere di averlo già di scorta. Comunque anche questa è una profumazione che ha un richiamo più estivo, assolutamente, che invernale. Mamma mia, è buonissimo, veramente io questo lo amo alla follia, veramente mi lascia i piedi morbidissimi, ben idratati, nutriti, questo proprio per me è un must have. Però in estate è ottima anche questa versione con burro di karité ed estratto di passion fruit della linea Fass Butter Tropical Walk, perché questo resta un pochino più leggero rispetto all'altro, che è ancora un po' più ricco e quindi magari in estate è un po' più gradito se si vuole un qualcosa di un po' più leggero, e questo ha proprio una profumazione tropicale. Che frutto è questo esattamente? Però sa proprio tipo passion fruit. Sì, secondo me è tipo passion fruit. Comunque ha proprio un profumo tropicale, di un frutto tropicale, buonissimo. Dirvi buono è poco, mamma, il profumo è buonissimo, veramente, veramente buonissimo. E ripeto, è un pochino più leggero come texture rispetto all'altro burro, quindi in estate va più che bene, secondo me mi piace un sacco. Comunque, entrambi estremamente e spassionatamente consigliati a un piccolo prezzo, sono favolosi, devo anzi vedere se ho di scorta i burripiedi, perché altrimenti devo prenderli, perché poi ho paura di non trovare le cose, perché adesso al DM va tutto sold out, aiuto, non si trova poi più nulla e quindi meglio sempre fare la scorta se piace qualcosa. E quindi loro, come creme mani, non ho al momento creme mani con un richiamo proprio anche estivo da consigliarvi. Ci sono delle creme mani che mi piacciono, sapete, non so, quella di Relastil, che è una delle mie preferite, che ha un profumo di vaniglia, però ecco, non è che ha un richiamo particolarmente estivo la vaniglia, anzi, vabbè, un profumo dolce che è buonissimo tutto l'anno. Insomma, non c'è una crema mani ad oggi che ho provato che abbia un profumo proprio estivo con una texture, secondo me, proprio adatta all'estate. Mi piace utilizzare le creme che insomma, che ho in uso, che mi piacciono durante il resto dell'anno, le utilizzo anche adesso, le uso anche adesso, quella di Nivea, quella di Bibotic La Rosa Canina, mi piace molto, ho quella nocciolato, che sa proprio tipo di, beh sì, sembra un gelato alla nocciola, nocciola cioccolato, però anche quella comunque non è proprio super estiva, può
appunto la Rila Steel, però anche qui vediamo, insomma, perché mi piacerebbe provare anche qualche crema mani con qualche profumazione un po' più estiva, vediamo se la trovo. Allora, passiamo alle creme solari e queste vi posso proprio dire che sono in assoluto, senza dubbio, le mie preferite corpo, proprio senza dubbio. Allora, due sono spray, no, anzi, in realtà aspettate, sono tre perché se ne è aggiunta una ultimamente. Questa è anche una crema solare che ho preso proprio per i bambini, però è fantastica, piace anche su di me, vi devo dire la verità, quindi sono tre e sono loro. Questa che ho preso in parafarmacia di Heliocare Cantabria Labs, proprio pediatrica, spray trasparente con protezione 5 50 più, formula resistente all'acqua, UVA, UVB e tutto quanto assolutamente. Allora, è spray, la pecca del solare spray è che non si riesce benissimo a capire quanto se ne stia mettendo rispetto magari alla classica crema solare. Qua valutate voi se state tutto il giorno sotto il sole al mare, ecco, magari. Questa non è la prima che vi andrei a consigliare, o comunque in generale le creme solari spray, andrei proprio di crema, anzi consigliamo proprio quelle belle pastose, ricche e pesanti, perché sono quelle che in realtà poi riusciamo ad applicare di più e meglio e quindi proteggono di più, però per la città, per la vita di tutti i giorni io utilizzo loro, essenzialmente mi piacciono queste spray e le trovo tutte e tre veramente fantastiche. Questa è quella che è più adatta per una pelle un po' più secca, perché lo spray è leggerissimo, veramente, un'erogazione, vedete, trasparente, leggerissima, però quando l'ho andata a spalmare e a massaggiare sulla pelle, tra l'altro con un profumo che è buonissimo, sembra quasi che abbia proprio un profumo tropicale, è stupendo, veramente il profumo non l'ho mai sentito, non ho mai sentito un profumo simile in una crema solare, perché sembra proprio un profumo tropicale, non è il classico profumo di crema solare, quindi scende veramente. Però vedete che mi lascia un pochino più lucida, si assorbe molto bene, non fa patina, però è quasi come se si trasformasse in un leggero olio. Resta una patina leggermente più oleosa, che devo dire non mi dà particolarmente fastidio, considerate che per tutti i giorni io vado a mettere lo spray solare essenzialmente sulle braccia, se ho la canotta o sul pezzo di gamba finale che magari resta fuori, e devo dire che così non mi dà assolutamente fastidio perché comunque non è estremamente grasso pesante, però ha un tocco un pochino più oleoso, quindi lo vedo molto bene su una pelle secca o se volete anche questo effetto un po' di pelle. Sì, glass skin proprio anche sul corpo, un po' luminosa, però ottima, veramente, veramente ottima. Se avete la pelle anche molto, molto secca, questa ve la lascia anche bella morbida e ha questo profumo che non ho mai sentito in una crema solare perché veramente ha un profumo tropicale. Mamma mia, buonissima, veramente buonissima. Poi, di questo ve ne ho parlato anche l'anno scorso, Garnier Advanced Sensitive 50 più, meravigliosa. Questa quando l'andate a spruzzare, a differenza delle altre, vedete dove, quanta ne state un po' applicando perché si vede proprio la crema bianca, però poi si assorbe e si massaggia in un attimo e anche questa poi resta veramente bella leggera. Si assorbe proprio bene, lascia comunque la pelle bella morbida, ha un tocco molto 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 leggero. Mi piace tantissimo anche lei, nulla da dire, è un'ottima protezione solare in spray. E per finire, la più leggera delle tre, se proprio non mettete la protezione solare neanche sotto tortura, provate con lei la Hawaiian Tropic SPF 50, questa qui, peccato che poi la versione viso l'avevo trovata terribile, pesantissima, perché lo spray è pazzesco, è veramente super leggero, è il più leggero in assoluto dei tre, ha proprio un tocco asciutto quando l'andate a massaggiare, non l'avvertite, vi sembra quasi proprio di spalmarvi dell'acqua, tanto è leggero. Anche questa ha un profumo buono, eh? Sì, adesso che ci faccio un po' più caso, perché di solito la spruzzo così ci penso un po' meno. Adesso che ci faccio caso è un profumo buono,
L'altro è più intenso, proprio di profumo di frutto tropicale in maniera molto intensa, però è buono anche questo. È buono che non abbiano quella classica profumazione proprio solo di crema solare, ma con questo sentore proprio di frutti tropicali. Comunque, favolosa, veramente questa è veramente invisibile. È ultra leggera, questa ormai è praticamente finita. È quella che, se non ho voglia di mettere la protezione solare, è quella che metto veramente più volentieri, perché è ultra leggera, però super consigliate tutte e tre, sono eccezionali, veramente stupende. Poi, invece, come protezione solare a crema, quella che mi sentirei di consigliarvi è l'Advanced Sensitive Serum di Garnier Ambre Soleil, questa versione è sempre 50 più la stessa linea del... Bellissimo il packaging dell'altra, perché è proprio una protezione solare classica a crema, a siero, perché è un po' come per quelle viso, hanno queste texture veramente leggere. Guardate come si stendono in mezzo secondo e resta veramente con un tocco comunque leggero per essere una crema non a spray, una crema più classica. Lascia la pelle molto morbida, lascia comunque anche un po' di idratazione. È una di quelle che è forse la mia preferita assolutamente, direi, delle creme classiche che si vanno proprio a spalmare così, perché è quella che sento meno pesante, meno grassa e meno unta sulla pelle. Mi piace veramente tanto, quindi è quella che mi sento ancora più di consigliarvi tra quelle che ho provato. Loro quattro per me sono magnifiche. E passiamo adesso alle mie amatissime creme corpo, perché sapete che ho proprio una passione assoluta per le creme corpo, le proverei tutte di tutti i tipi, soprattutto poi quando ci sono anche profumazioni che mi attirano particolarmente. Allora, queste sono le mie preferite al momento, sicuramente per l'estate. Molte sono caratterizzate anche da una profumazione incredibile. Ma innanzitutto vi parlo di queste due creme corpo a spray, perché le ho scoperte quest'anno e mi stanno piacendo tantissimo. E tra l'altro questo formato a spray lo trovo piacevole col caldo, assolutamente, perché spruzzare la crema in questo modo dà una sensazione più di freschezza piuttosto che proprio spalmarsela direttamente. E le trovo anche molto pratiche. Queste le tengo proprio in bagno da utilizzare soprattutto al mattino, magari di fretta, per mettere giusto un po' di crema sulla parte alta del corpo, sul décolleté, sulle braccia, dove sento la pelle un po' più secca, anche sulla pancia, sempre la pancia super secca, insomma, le zone del corpo dove mi sento proprio la pelle più secca, ho voglia quindi di mettere un po' di crema, ma in velocità, senza star lì 3 ore. E queste due sono praticissime in questo senso. Mi piacciono entrambe, ve le consiglio proprio tutte e due. La Glycolid, crema corpo spray rigenerante per pelle secca e screpolata. E da notare, nonostante il formato a spray, nonostante sembrino super leggere una volta che si vanno a mettere e a spruzzare, vedete proprio un tocco fresco, acquoso, super leggero, ma una volta che poi le massaggiate sulla pelle, lasciano proprio una buona quota di idratazione. Non sono quel leggero da non idratare, eh. Effettivamente anche una pelle secca, secondo me, in estate può apprezzare tantissimo questo tipo di crema corpo, altrimenti vi possono piacere un po' anche tutto l'anno se volete una crema che idrati, ma è proprio una sensazione di leggerezza. Ovviamente questa freschezza nell'andare a spruzzare il prodotto è secondo me particolarmente piacevole in estate, non so in pieno inverno, ma mi lascia proprio la zona super morbida, ha proprio una quota di idratazione bella. E stessa cosa la Neutrogena Hydro Boost Body Spray, questa linea di Neutrogena, l'Hydro Boost non si smentisce mai, non ne sbaglia una, perché sapete che io amo follemente questa linea, che ho scoperto l'anno scorso con anche la crema corpo Hydro Boost, è praticamente la sua versione non in spray. Sono meravigliose entrambe, ve le consiglio al 100%, ma sapete che amo tantissimo anche i prodotti viso della linea Hydro Boost, come la crema viso per l'estate, un gel fresco stupendo. E mi era piaciuto, non mi ricordo, adesso mi viene in mente lei e la crema viso, però forse c'era qualcos'altro o devo provare. Comunque è una linea molto interessante, tra l'altro di Neutrogena
Ho in uso anche la mousse alla curcuma della linea La Curcuma, è fantastica anche lei, insomma Neutrogena ha dei prodotti a dei piccoli prezzi veramente molto molto validi, forse anche il contorno occhi, non mi vorrei confondere. È tutta una linea leggera, per l'estate, ovviamente se avete la pelle secchissima me la utilizzate in inverno, non vi soddisferà, però in estate col caldo cercate qualcosa di molto leggero, questi prodotti sono fantastici. E appunto l'anno scorso avevo scoperto lei, la Hydro Boost, lozione in gel che ha proprio la classica texture un po' dei prodotti di Neutrogena della linea Hydro Boost, praticamente una crema gel, un gel proprio fresco con questo colore leggermente azzurrino, proprio acquoso, super fresco, super leggero che si assorbe in un attimo. E questa è per pelle da normale a secca, ecco. Infatti voglio sempre questa per pelle da normale a secca, però per assurdo forse io trovo che sia leggermente più idratante questa in spray piuttosto che lei nella versione classica. Questa proprio ha un tocco di un fresco, di un leggero. Io l'avverto proprio come una crema super leggera, super piacevole da applicare, che mi dona proprio anche freschezza. Comunque idrata, assolutamente. Però è quell'idratazione che è piacevole, insomma, che non sentite che resta un po' di patina sulla pelle, si assorbe veramente bene, quindi in estate lei è meravigliosa e quindi ho voluto provare anche quella spray e non si è assolutamente smentita perché anche questa spray ha una texture super leggera, super fresca e piacevole una volta che si va a spruzzare. Dà praticamente la stessa idea, tutti questi prodotti hanno proprio un tocco fresco, però questa assomiglia più proprio alla Glycolid anche in spray, mi sembra che lasci un pochino, proprio un pelino di idratazione in più alla pelle, la sento leggermente di più, però sempre con estrema leggerezza, vi ripeto, io proprio le sto utilizzando al mattino nelle zone alte del corpo e sono pratiche, comode, non mi sono mai sentita la pelle unta, un prodotto troppo pesante, grasso, assolutamente, assolutamente no. Quindi queste due come creme spray sono fantastiche e ve le consiglio. Ovviamente rinnovo il mio amore per questa di Neutrogena, che è una delle creme a tocco fresco, in gel, leggere per l'estate, migliori che esistano e a un piccolo prezzo. E tra l'altro queste sono tutti prodotti che non hanno una particolare profumazione, infatti probabilmente, non so se c'è scritto, se hanno o non hanno profumazione, però. Ma io non sento proprio un profumo particolare, diciamo che è proprio un profumo abbastanza neutro, vabbè, con acido ialuranico, istantaneamente rinfrescano e si assorbono per una pelle radiosa e tutto il giorno idratata, favolose, veramente favolose. Poi, restando su questo tipo di creme, super leggera, tocco fresco, super economica anche lei, che non hanno anche qui una particolare profumazione, sempre una lozione corpo seridratante con acido ialuranico, quindi che segue un po' questa linea, per pelli sempre da normali a secche, questa di Balea. La lozione proprio all'acido ialuranico, questa è la prima crema corpo di Balea che mi conquista al 100% perché non mi hanno mai fatto impazzire del tutto, dato che trovo che le creme di Balea lasciano un po' la patina bianca, quindi sono un po' macchinose da massaggiare. Magari le profumazioni sono anche fantastiche, ma la crema di per sé non mi ha mai conquistata veramente. Questa è fantastica, è veramente anche qui super leggera, quindi adatta all'estate. Questo è proprio il colore bianco di una cremina, mentre quella di Neutrogena appunto ha proprio quel tocco colore fresco azzurro che richiama proprio l'acqua e l'estate. Questa è proprio una crema gel, sembra una cremina quando la vedete, poi in realtà è bella acquosa, è proprio un gel fresco che si assorbe in un attimo, non fa nessuna patina, avete visto? Si assorbe in 0,1, resta super leggera, ma anche lei dona la sua idratazione, lascia comunque la pelle più morbida. Io tendo ad avere la pelle del corpo abbastanza secca, ma devo dire che in questo periodo tutte queste creme mi idratano il giusto, non le trovo assolutamente pesanti, ma allo stesso tempo non è che mi lasciano la pelle appiccicosa, che tira, no. Mi lasciano proprio la pelle più morbida, idratata e quindi le trovo ottime, proprio perfette per questo periodo.
Al momento la miglior crema corpo in assoluto di Balea, questa provatela a un piccolo prezzo, è strepitosa. Poi, andando avanti, allora passiamo a Sephora Collection, perché Sephora Collection sapete che aveva lanciato questa linea al mango, che mi hanno tolto ed è stato uno dei traumi peggiori. No, vabbè, la profumazione al mango della linea Sephora Collection resta una delle profumazioni più buone in assoluto mai provate e sentite nella mia vita. È strepitosa, sono proprio di mango dolce, buono, è stupenda. L'acqua profumata l'ho finita, mi viene da piangere. La crema corpo la sto centellinando perché non la voglio terminare, ha la stessa profumazione magnifica. E la texture comunque è favolosa, perché anche questa è proprio una lozione, una lozione corpo, leggera, tocco fresco, che idrata, insomma hanno tutte queste caratteristiche, si assorbono in un attimo, non sono pesanti, ma ripeto, mi lasciano comunque la pelle più idratata e morbida. E visto comunque che mi piaceva la texture di questa crema corpo, quest'anno ho voluto provare della nuova linea Sephora Collection la versione Almonoi. Allora, questa linea Almonoi, ho preso anche l'acqua profumata, sa proprio di quei profumi tipicamente estivi che sanno proprio di crema solare. Sì, è proprio il classico profumo di crema solare estivo, molto buono, molto buono. Quella al mango proprio mi aveva rubato il cuore, sta ancora al primo posto, però devo dire che anche questa è molto buona. E la crema corpo è ottima, altrettanto come l'altra. Hanno cambiato il packaging, forse trovo più comodo il dosatore a pump, però va bene. Questo è il tubo classico, è un latte corpo idratante, ma in realtà resta anche questa una crema molto leggera, perché adesso ho 6 kg di crema, vedete che ha un tocco proprio acquoso, fresco, super leggero, non fa patina, si assorbe in un attimo, poi sono veramente tutte piacevoli. Quando le andate a massaggiare sentite proprio la freschezza della crema, ma anche lei lascia la sua idratazione con questo proprio profumo di... E di Monoi, classico profumo di Monoi, di solare estivo, ripeto, buono, però un po' più basico, un po' più classico, insomma questo è il classico profumo di crema solare che c'è in tanti prodotti, quella al mango proprio mi piaceva tanto, però buonissima. Le creme corpo di Sephora Collection hanno una texture pazzesca e anche in estate sono ottime perché idratano ma restano veramente leggere. Poi, crema secondo me fantastica per l'estate, è anche la Fetal Attraction di Moolak, la Firming Body Cream. Di questa boccio solamente il packaging perché questo tipo di dosatore secondo me è scomodissimo e man mano che il prodotto scenderà di livello sarà un macello secondo me tirare fuori la crema da questo tubo, però la crema è fantastica, anche questa ha una texture meravigliosa, ne avevo sentito parlare bene ed effettivamente è un prodotto stupendo, ha questo tipo di texture che sempre ha un tocco fresco di base, sono proprio tutte come creme a base acquosa, gel, che restano proprio fresche quando le andate a massaggiare e non fanno la minima patina. Se una crema fa una minima patina o scia bianca, non è nei miei video dei preferiti, sappiatelo, perché sono una persona molto pigra e quindi voglio creme che si assorbano istantaneamente. Non mi piace dover massaggiare per 3 ore il prodotto finché non si assorbe. Allora, questa è proprio una crema che ha proprio questo tocco leggero, però una quota idratante veramente ottima, quindi forse rispetto alle altre resta un... Vabbè, crema corpo rassodante, ora rassodante lasciamo stare, però è una crema che comunque dà una bella... un'idratazione proprio bella intensa in questo caso alla pelle e vi dico, io anche il giorno dopo aver messo questa crema sento proprio ancora la pelle super idratata, liscia e morbida, è favolosa, veramente fantastica, però è ottima anche in questo periodo, soprattutto se avete anche la pelle un po' più secca in estate, perché non appesantisce, non è grassa, non è unta, quindi io la trovo veramente piacevole. Come profumazione è particolare, ha un profumo che non vi so dire né se mi piace né se non mi piace, ha un profumo tipico di questa crema di Moolak che non saprei dirvi che cos'è, dovete sentirlo per capire se vi può piacere o meno, comunque non è una cosa eccessiva, troppo invadente, super fastidiosa, io comunque nel complesso lo trovo un profumo piacevole, che poi si sposa bene anche con i vari profumi, o con profumate che vado a mettere al di sopra.
non ha un profumo né dolce né fiorito, non capisco un po', boh, non lo so, non lo riesco a descrivere, però la crema è fantastica perché vi lascia una pelle meravigliosa, proprio di un'idratazione intensa che lascia la pelle proprio elastica e morbida, fantastica, veramente una crema fantastica, peccato per il formato di 200 ml che non è particolarmente grande, non costa proprio pochissimo per il formato che ha, quindi se uno lo utilizza sempre tutti i giorni finisce abbastanza in fretta e perché è scomodo il packaging, però la crema merita veramente tanto, ci vorrebbe un bel formato da 500 ml o così o con un dosatore a pampa, ecco. E già che ci siamo vi parlo anche di questa meraviglia, una delle mie ultime scoperte, la crema di Garnier Vitamin C Body Superfood Nutri-Glow Cream al mango e vitamina C. Questa crema ve l'ho fatta vedere su Instagram, vi ho fatto anche la foto, come l'avete vista, so che in diverse di voi siete corsa ad acquistarla su Notino perché sembra che negli store non si trovi, infatti anche io l'ho acquistata su Notino. Questa linea, devo dire, di Garnier Body Superfood è fantastica perché ho amato quella al cocoa butter, al cioccolato in inverno, fantastica. Ho amato l'anno scorso quella all'anguria, che di tutte è quella con la texture in assoluto più leggera. Quindi se volete una crema proprio in gel freschissima, ma proprio freschissima, quella forse in assoluto la crema più fresca che abbia provato, e quindi resta tra tutte forse un po' più la leggera, ma se volete proprio una crema in gel, non una crema gel, proprio una crema in gel fresca fresca fresca, quella all'anguria di questa linea è perfetta perché ha un tocco super fresco con questa profumazione un po' all'anguria, molto buona. Però lei a me piace ancora di più perché ha una texture a parte libidinosa, anche la profumazione mi piace ancora di più di quella dell'anguria. Sembra una crema pasticcera, uno yogurt al mango, non so, vedetela come preferite, ma ha una texture che ha una libidine, anche solo a vederla, ha un profumo di mango che io finalmente sono riuscita a trovare dopo questa di Sephora Collection, perché non l'avevo ancora più trovato una crema con una profumazione al mango di questo tipo, e sono in continua ricerca perché dove leggo mango io sto acquistando, le sto provando tutte, ma questa è spaziale veramente, con questa texture che vederla così sembra una crema magari non delle più leggere in assoluto, ma in realtà anche lei si assorbe veramente benissimo, non resta per nulla, scusate, me la metto sulle gambe perché non so più dove metterla, si assorbe veramente molto molto bene, non è una crema gel questa, è proprio più una crema leggera, che però si assorbe in un attimo senza fare la minima scia bianco patina, lascia la pelle super morbida, un po' luminosa, idratata, meravigliosa, è proprio anche qui una bella idratazione intensa, magari ovviamente un'idratazione che ho un po' di più rispetto a una crema gel, però io la utilizzo veramente con piacere anche in questo periodo estivo, e questo profumo al mango mi fa svenire. Questa con una bella acqua profumata al mango è la fine di un profumo al mango, è la fine del mondo, quindi da avere, anche quella all'anguria comunque, con il caldo terribile, quella all'anguria è una manna perché è freschissima, è veramente ha un tocco freschissimo, altrimenti questa è meravigliosa, veramente stupenda, comunque tutta questa linea merita veramente. Poi, altra crema corpo, che è un body butter, però sono, avendo comunque la pelle del corpo, io ripeto, sempre un po' più secca rispetto alla pelle del viso, se le texture comunque sono belle, apprezzo queste creme corpo anche con il gran caldo, perché mi lasciano comunque la pelle morbida, elastica, idratata, senza pesantezza, e non mi sento la patina unta, non mi hanno mai dato fastidio. E questa anche è pazzesca, la trovate anche al DM questa linea, Trihat, altrimenti su Douglas, su Notino, questo Whipped Shea Body Butter, Coco Colada. Dovete provarlo, se amate poi come me queste profumazioni che vi fanno svenire come le sentite, mamma mia, questo veramente sa di cocktail estivo ai frutti, no, è troppo buono,
e guardate la texture in questo caso, perché voi la vedete così, ma in realtà è particolarissima, una delle texture più particolari che abbia mai provato, perché rimbalza, è stranissima, rimbalza e non resta prodotto praticamente sulla mano. È come una gelatina budinosa, quindi dovete andare proprio a prenderla voi così. E questa è una texture quasi di una crema gel, questo è proprio un tocco anche di freschezza nel momento in cui l'andate a massaggiare, lascia anche lei la pelle veramente morbida e idratata, però vedete, anche se è descritta come un body butter, in realtà non è per nulla, anzi magari qua uno può rimanerci male perché magari si aspetta proprio un burro corpo ricco, pesante per pelle secchissima invernale, invece la profumazione Coco Colada mi ha fatto dire vabbè proviamola lo stesso, infatti ho fatto bene perché secondo me è una texture che è bellissima proprio anche in estate, perché è quasi proprio più una crema gel, resta comunque bella leggera e però ripeto idratano tutte molto bene, le trovo tutte fantastiche, questa infatti proprio a shea butter, pineapple, coconut, è un mix di esplosione di frutti estivi meravigliosi, mamma che buona, che buona. Uno vorrebbe sbatterci la faccia dentro per proprio sentire la goduria di quella profumazione, no, è veramente troppo buona, mamma mia, è favolosa, provatela. So che c'è anche l'anguria di questa linea, non so se sia valida anche lei, mi incuriosisce sicuramente, anche se Coco Colada mi attira ancora di più della profumazione all'anguria, quindi buonissima, veramente buonissima e consigliatissima. Siamo addirittura d'arrivo, allora mi sento di consigliarvi questo altro prodotto di cui non ho mai sentito parlare, però l'ho preso per curiosità al DM perché c'è scritto mango e clementina, di Caffè Mimì Body Butter Velvet Skin Mango e Clementina, e questo burro corpo, questo al mango e la clementina. Allora, è una profumazione diversa, nel senso che non è quel profumo di mango come quello della crema di Garnier, però è un profumo comunque buonissimo. C'è un sentore di mango, ma è un mango e probabilmente con questa clementina, non so, è una profumazione un po' più... ha qualche sentore di un qualcosa che non riesco perfettamente a decifrare. Questa forse resta anche un pelino meno estiva, volendo, pur essendo col mango, quindi avendo questa profumazione un po' fruttata, ha un sentore di un qualcosa anche di un po' più caldo, però è molto molto buono, è molto buona anche questa profumazione, mi piace un sacco, e anche qui parliamo di questo burro, che è proprio... in realtà più una crema, non è un burro vero e proprio, è anche qui poi a tutti gli effetti una crema, non una crema gel ma una crema che si assorbe alla velocità della luce anche lei, idrata ma sempre restando bella leggera, mi piace da matti. Non l'avrei mai detto, è stata una scoperta così imprevista perché l'ho presa proprio spinta dalla curiosità per aver letto Mango e Clementina ed è meraviglioso, veramente ve lo consiglio tantissimo. Questo ha appunto questa profumazione estiva meno intensa di altre, quindi lei va benissimo anche in inverno, secondo me come profumazione non ha proprio quel sentore proprio estivo al 100%, quindi è un po' più trasversale, va bene un po' tutto l'anno, mi piace un sacco, ha una texture stupenda, che bella scoperta, è una bellissima crema corpo. Poi invece se volete profumare di banana, ma veramente di una banana split come c'è scritto, Skin Super Good Natural Body Cream Butter, anche questo burro corpo è la fine del mondo. Guardate, queste texture a me fanno letteralmente impazzire, no vabbè, profumo alla banana, è stravolgente, ma poi non è per nulla chimico, è proprio il profumo proprio della banana, di un frullato alla banana, di una banana split. È proprio il profumo di banana vero e proprio, per nulla chimico, è di un buono che anche qui non ve lo so spiegare, è un burro, quindi in questo caso vi dico, tra tutti è quello con la texture meno adatta al gran caldo e all'estate rispetto agli altri, perché non è un burro pesante, però ha proprio più la texture di un burro.
ha una corposità in più rispetto anche agli altri prodotti che, per quanto fossero burri corpo, poi in realtà restavano più leggeri. Questo non è che fa una patina unta grassa, però sentite che ha quella grassezza in più del burro corpo, però si assorbe anche questo veramente in un secondo, lascia questa pelle nutrita, morbidissima, comunque è piacevole. Devo dire che non mi dà fastidio particolarmente neanche col gran caldo, ovviamente se so che poi devo uscire, stare sotto il sole, magari vado di una texture un po' più leggera, ma altrimenti no, ve lo consiglio perché la texture è meravigliosa e dà un profumo alla banana come nessun altro prodotto che abbia mai provato. È buonissima, una cosa meravigliosa, vi giuro meravigliosa. Poi per terminare vi cito velocemente questi due prodotti perché, vabbè, non sono male, hanno delle caratteristiche che mi piacciono, non sono neanche spaziali come gli altri. Allora, questa di Victoria's Secret, in realtà ve la metto qui. Per il semplice fatto che non c'è una profumazione, non ho io una profumazione di una crema corpo di Victoria's Secret prettamente estiva. Ho la Bare Vanilla nella versione Luxe e poi ho l'Hot Almond che devo ancora provare. Mi attirerebbe la versione al cocco, che tutti dicono essere molto molto buona, però non ce l'ho. La cosa che vi posso dire è che sicuramente le creme di Victoria's Secret forse sono più adatte all'estate che all'inverno perché non sono delle creme nutrienti, sono delle creme leggere. Infatti so che chi ha la pelle molto secca o magari si aspettava un qualcosa di più idratante e nutriente non le apprezza particolarmente perché le trova troppo leggere. Sono proprio più delle lotion, vedete, proprio leggere leggere, si assorbono in un attimo, non fanno patina, quindi le apprezzo, però effettivamente non danno una grande idratazione. Quindi in questo periodo sono molto piacevoli perché sono leggere, fresche, non lasciano assolutamente scia o patina unta o pesante. Quindi nel caso le creme di Victoria's Secret sicuramente per questo periodo vanno bene. Se ne volete prendere una, provare una e magari trovare anche una profumazione più estiva, la texture va assolutamente d'accordo con il caldo. Io ho questa profumazione. Poi ho sentito Bare Vanilla in negozio d'acqua e sapone e devo dire che non è che sia poi così diversa dalla Bare Vanilla classica. Devo dire che mi piace, non mi dispiace assolutamente questa Bare Vanilla Luxe. Non è la vaniglia dolciosa da dolci, è una vaniglia un po' più Luxe, che si sente un po' più raffinata e fa un po' più la difficilotta, ecco, quindi vuole distinguersi un po'. Non è la mia vaniglia in assoluto preferita perché invece sono un po' più da vaniglia sempliciotta, proprio da dolci, golosa, gustosa, però mi piace. È una crema corpo che secondo me in questa versione per vanilla è adatta proprio anche per un layering con acque profumate e profumi che abbiano poi proprio una base di vaniglia o di dolcezza, però un po' più calda, un po' meno estiva, quindi non la sto utilizzando particolarmente adesso in questo periodo. Preferisco altre profumazioni, però in realtà la texture è molto adatta a questo periodo. Certo, per quello che costano, non sono delle creme corpo incredibili che non potete trovare anche a 5 euro, però magari in sconto, magari si trovano alcune linee scontate al 50%, possono meritare assolutamente. Se si trova anche una profumazione che piace molto, i packaging sono strepitosi. Diciamo che tendenzialmente preferisco prenderle con gli sconti, ecco. Però per l'estate vanno bene. Concludo con questa di Nivea, Soufflé Corpo Cocco e Olio di Monoi. Questa crema corpo di Nivea io l'avevo già avuta e ha una texture che mi piace un sacco perché è proprio una mousse soufflé, vedete, leggera, soffice, morbidosa, che anche in questo caso è una crema che ha un po' di un tocco fresco che si assorbe benissimo, nonostante tutta la reticenza verso Nivea. Io vi dico sempre che certi suoi prodotti mi piacciono tantissimo e in particolare devo dire che le creme corpo mi soddisfano spesso. Hanno delle texture secondo me ottime e questa non è assolutamente da meno, è una bellissima crema corpo. L'unica nota un po' nè è che questo profumo di cocco di Monoi che mi sarei aspettata non c'è molto, io l'avverto pochissimo.
veramente è minimo. Poi comunque piacevole, resta quella profumazione data dall'aver messo una crema che di base ha qualche nota piacevole, però non è una profumazione intensa che si sente tanto come le altre. Quindi a livello di profumazione mi ha un po' delusa. Me l'aspettavo, me la ricordavo più intensa come profumazione questa di Cocco e Monoi, però di per sé la crema è assolutamente ottima. Con questo dovrei avercela fatta. Se ho dimenticato qualcosa, la recuperiamo. Tanto come vi ho detto, è tutto in divenire. Devo mostrarvi ancora tante novità golose, profumose che ho anche preso ultimamente e ne ho anche alcune wishlist che vorrò prendere. Quindi nel caso se ci saranno altre scoperte sensazionali, restate connessi perché ne parleremo a breve. Però per il momento sicuramente queste sono le mie creme must have per l'estate 2024. Quindi sono contenta di essere riuscita a parlarvene. Spero che il video vi abbia tenuto compagnia. Vi mando un bacione grandissimo, se volete alla prossima, ciao!